Ben ritornati, questa è Rebus, questioni di conoscenza. Dopo 7 anni mettere in discussione la versione ufficiale dei fatti occorsi negli Stati Uniti l'11 settembre del 2001 continua ad essere in qualche modo un rischio. Chi mette in discussione quei fatti e quelle versioni proposte come ufficiali, definitive ed indiscutibili, mette in esposizione se stesso e la propria professione a volte. È così? Ma noi ci ha molto colpito la dichiarazione di Dan Rather, che era uno dei più prestigiosi anchorman della CBS, che disse riguardo all'11 settembre: noi non abbiamo indagato sull'11 settembre per paura di essere linciati. Che è una dichiarazione molto forte. Ed è quindi abbastanza sconvolgente per noi che i giornalisti, i veri giornalisti, non abbiano mai fatto nulla di serio sull'11 settembre, che nessuno abbia messo in discussione la versione ufficiale o l'abbia messa quantomeno alla prova. Ed è, alla fine è toccato a noi farlo in qualche modo, tocca a documentaristi di tutto il mondo. Per primi sono stati gli americani con Loose Change. Una delle interviste del vostro documentario che mi ha colpito di più è stata quella in cui una persona titolata, la vedremo poi, diceva questo: non scopriremo mai noi americani la verità sull'11 settembre, toccherà ai francesi, diceva in quell'intervista, scoprirla e rivelarla al mondo. Che cosa dobbiamo ricavare da una dichiarazione come questa, che io ho trovato fortissima? Semplicemente il clima che si è creato dopo l'11 settembre. Bush è stato molto chiaro, ha detto: chi non sta con noi è nostro nemico, e si rivolgeva più che agli altri paesi, si rivolgeva ai propri cittadini. E questo è il clima, un clima da caccia alle streghe, quello che c'è stato. Non ci dimentichiamo le leggi liberticide che sono state approvate poche settimane dopo, la possibilità di controllo che il governo americano in questo momento ha sui propri cittadini, e di repressione poliziesca. Allora, in un clima del genere è difficile, anche se ci stanno dei bravissimi giornalisti negli Stati Uniti che volevano indagare, ma non è il singolo giornalista che può decidere da solo, perché spesso è capitato che i superiori, i caporedattori, i direttori, i proprietari, gli editori si sono rifiutati di esporsi a questa cosa, si sono rifiutati per paura di perdere pubblico, per paura di essere minacciati personalmente, di essere boicottati. Per fortuna qualcuno invece delle indagini le ha compiute, le sta compiendo, le porta avanti con coraggio e con costanza, come voi anche. Le verità che riguardano ciò che è accaduto al Pentagono, anche qui una serie di falle, una serie di dati incongruenti che mettono in evidenza come forse alcune cose devono essere necessariamente ancora chiarite, a cominciare dalla manovra. La manovra che il velivolo che ha colpito il Pentagono avrebbe compiuto quella mattina. Secondo la versione ufficiale, alle 9.37 il volo 77 dell'American Airlines si sarebbe schiantato contro il Pentagono. Queste rare immagini mostrano la scena subito dopo l'impatto e prima che, un'ora dopo, l'intera struttura crollasse. Come vedete, si tratta di una scena piuttosto insolita. Ci si sarebbe ragionevolmente aspettati di vedere qualcosa del genere. Ovvero pezzi d'aereo, valigie, rottami dappertutto, come in ogni disastro aereo. E invece no. Ricominciamo dalla dichiarazione che abbiamo letto in inglese, in testa a questa clip tratta dal vostro documentario Zero.
Semplifico, un comandante con 30 anni di esperienza dell'American Airlines dice la manovra che viene attribuita a quel velivolo che ha impattato contro il Pentagono è semplicemente ridicola. È una manovra da caccia militare quella. Sì, è ridicolo che un pilota con la scarsa esperienza che aveva Anjan Jur, che è stato identificato come il pilota a bordo del volo del Pentagono, è ridicolo che un pilota del genere potesse compiere una manovra del genere. È una virata di 270 gradi alla velocità di 800 km orari, seguita da un volo rasoterra che dura un chilometro, superando una collina, un raccordo autostradale, abbattendo dei pali della luce e finendo rasoterra dentro il Pentagono, che è totalmente assurdo. È assurdo anche nell'ideazione, perché l'aereo che arrivava sul Pentagono non aveva alcun bisogno di fare questo giro e colpire l'ala meno affollata del Pentagono, tra l'altro quella dove non era Rumsfeld, che era dall'altra parte. L'aereo arrivando poteva gettarsi in picchiata dentro il Pentagono e avrebbe fatto molto prima. E quindi, soprattutto, una manovra più semplice. Fracassi, abbiamo detto che sgombriamo il campo dalle ipotesi e dalle illazioni, ma da giornalista, le illazioni più enormi che si fanno su quello che è accaduto al Pentagono è che non sia stato un velivolo a colpirlo, o comunque che non sia stato il velivolo che si dice che lo abbia colpito. Ma io le chiedo, a tagliare la testa al toro, cioè a chiudere ogni discussione, sarebbe bastato anche un fotogramma in più, sarebbe bastato un video in più, qualche secondo che mostrasse chiaramente quello che era accaduto, che probabilmente è nelle mani dell'amministrazione. Perché secondo lei non è mai stato mostrato? Perché non si è voluto chiudere la bocca ai complottisti, non si è voluta chiudere la bocca a chi mette sul tappeto delle ipotesi magari strampalate? La vicenda dei video del Pentagono è emblematica per come è andata tutta questa vicenda sull'11 settembre, perché anche su tanti altri aspetti sono state chieste ripetutamente nel corso delle conferenze stampa prove e non sono mai state esibite. Allora, si è arrivati alla tesi ridicola, secondo me, dell'ufficiale che sostiene che l'aereo non si vede in quei 5 fotogrammi perché è passato tra i fotogrammi. Mi sembra una cosa veramente, sfida l'intelligenza delle persone. Sfida forse l'intelligenza di alcune persone anche il foro che era visibile sul Pentagono prima del crollo, un foro che secondo uno studio approfondito sarebbe incompatibile con le misure dell'aereo in questione. Secondo la versione ufficiale, questo Boeing 757 dell'American Airlines sarebbe scomparso dentro questo buco, lo vedete, di 5 metri, ripeto, 5 metri di diametro. Facciamo qualche calcolo. Dunque, un Boeing 757 ha la larghezza, alare naturalmente, della bellezza di 38 metri. 38 metri. Per quanto riguarda invece l'altezza al timone, alla coda, è di 13 metri e mezzo. Entrare in 5 metri tutto questa dimensione di apparecchio mi pare un po' difficile. In più, vediamo in questa immagine, ai lati una fila di finestre di qua e una fila di finestre di là. Avrebbero dovuto essere sradicate, distrutte dalle ali. E invece quelle là sono intatte, coi vetri intonsi. Per anni i militari hanno taciuto di fronte alle domande di un numero crescente di persone che contestavano la versione ufficiale. Quando il giornalista francese Thierry Meyssan ha pubblicato il libro L'incredibile menzogna, sono saltate fuori le giustificazioni più surreali, come quella che ha sostenuto che l'aereo si era vaporizzato per la velocità e la potenza dell'urto. Si è diffusa così la teoria della gassificazione dell'aereo. La cosa molto strana è la scomparsa di alcuni elementi di questo Boeing. Prima di tutto i due motori. Per di più le ali. Dove sono finite? Gassificate.
invece, per quanto riguarda la Carlinga, è rimasta integra ed ha sfondato letteralmente tutto il muro iniziale del Pentagono ed è uscita per l'altra parte, la parte opposta, distruggendo delle colonne. Abbiamo detto che la parte più compatta dell'aereo sono senz'altro i motori. Infatti questi motori sono composti da una lega di titanio e acciaio, potentissimo. Non si sfascia neanche. E insomma, avremmo il diritto di vedere, se non altro su questa parete, i fori dei due motori che hanno sfondato. No, non c'è nessun segno. Due buchi che noi ci aspettavamo non ci sono. Sono tante le cose che non convincono. Nella ricostruzione dei fatti del Pentagono c'è anche una testimonianza eccellente, quella di Donald Rumsfeld, che racconta di aver visto con i propri occhi nella parte centrale del Pentagono i pezzi dell'aereo. Ma allora si è vaporizzato o è riuscito ad arrivare fino al cortile più interno dell'edificio? Insomma, che è successo? Difficile saperlo. Siete riusciti a capirlo? Beh, è difficile capirlo finché il Pentagono è reticente sull'argomento. Intanto non abbiamo una versione ufficiale consistente. Cioè, loro semplicemente dicono che il volo che ha colpito il Pentagono è il Boeing 757. Non c'è traccia di questo aereo sul prato davanti al Pentagono. Ci hanno mostrato nel tempo, molto dopo che i francesi hanno sollevato dei dubbi, come dice Gore Vidal, ci hanno mostrato dei pezzi di aereo che sarebbero stati rinvenuti sul prato antistante e nel percorso seguito dall'aereo lungo l'edificio. Un'altra cosa inquietante è questo foro di uscita. C'è un foro di uscita 3-4 metri di diametro, tondo, che secondo la versione ufficiale dovrebbe essere il foro d'uscita della Carlinga, soltanto che appunto, come diceva Fo in questo pezzo che abbiamo appena visto, la parte più resistente dell'aereo sono i motori, quindi dovremmo vedere semmai il foro d'uscita dei motori, non della Carlinga, che sicuramente non ha la forza per penetrare un edificio del genere e uscire dall'altra parte, senza lasciare traccia tra l'altro, perché se fai un buco del genere dopo ci deve essere anche il pezzo di aereo che è uscito. E quelle finestre? La cosa più assurda è questa, che ammesso che la Carlinga abbia fatto quel buco, ma poi dov'è la Carlinga? Ha fatto quel buco e poi si è dissolta. E quelle finestre intatte? E quelle dimensioni, Fracassi? 5-3, sono più compatibili con un Boeing o con un missile, come qualcuno ha addirittura ipotizzato facendo un paragone tra il missile che ha colpito la casa di Milosevic e il foro del Pentagono? Diciamo, di ipotesi ne sono state fatte tante, probabilmente, non lo so, veramente non. Io mi sono fatto un'idea, però non è questo il problema. La questione del Pentagono, noi abbiamo intervistato una testimone molto autorevole che la pone in maniera diversa. L'importante non è cosa è finito contro il Pentagono. Lei addirittura dice potrebbe anche essere finito un uccello contro il Pentagono. Non è quella la cosa importante, l'importante è capire cosa è successo al Pentagono. E questo quello su cui non si è per nulla indagato. Nessuno è andato, perché si era posto il segreto di Stato, o quantomeno il Pentagono non ha mai rivelato le sue fonti interne, nessuno è mai andato a intervistare i testimoni che stanno dentro al Pentagono per capire che cosa è successo. E se si va a chiedere a loro, si ha una versione molto diversa di quei fatti. Cioè? E cioè che al Pentagono è successo qualcosa prima dell'impatto dell'aereo. Non cosa? Allora, io però non so se non vorrei rivelare, perché il film è anche un po' un giallo. Certo. Quindi vorrei lasciare qualcosa, diciamo, di... C'è nel documentario questo? Sì, ci sta nel documentario. E allora lo andremo a vedere per capirlo. Cerchiamo di capire un'altra cosa. Questi sono i tanti dubbi che riguardano il Pentagono, che lo ricordiamo. In teoria, dovrebbe essere il bunker dei bunker del mondo, del pianeta. Il luogo in assoluto più tutelato, più curato, più protetto dell'intero mondo e forse anche universo conosciuto. E invece è successo quello che è successo. Ma c'è un'altra potenza enorme che quel giorno ha fallito ed è l'aviazione militare americana, che inspiegabilmente
ha mancato nel sincronizzarsi con le proprie basi, con gli ordini militari, insomma i caccia sono decollati in ritardo, sono andati nella parte sbagliata. Questa è un'altra questione fondamentale, capire che cosa è successo all'apparato di difesa americano per quanto riguarda l'aviazione. Alla luce di quello che abbiamo visto, ascoltato, ci sembra che la versione ufficiale non sia del tutto adeguata. Vogliamo che i fatti ci siano spiegati e soprattutto che siano analizzati chiaramente. Insomma, vorremmo che qualcuno ci spiegasse alla fine la verità. Gli Stati Uniti spendono 892 miliardi di dollari l'anno per difendere i propri cittadini e il proprio territorio. Sono il paese meglio difeso del mondo, lo ha detto Presidente Bush. Eppure l'11 settembre è stato assaltato dal cielo il cuore dell'America e 3.000 cittadini americani inermi sono stati uccisi nelle loro città. Se avessi fatto parte della commissione d'inchiesta, avrei puntato sull'unica domanda alla quale non sono riusciti ad ottenere una risposta congrua da parte dell'aviazione militare, e cioè, come mai i caccia non si sono alzati automaticamente in volo quando si è capito che i primi aerei erano stati dirottati? Se un aereo di linea va fuori rotta, o perde il contatto radio, o perde il segnale del transponder, ogni volta che succede una di queste tre cose, l'apparecchio deve essere intercettato. L'11 settembre, tutte e tre queste cose sono accadute, eppure nessun aereo è stato intercettato. Quegli aerei sono rimasti in volo dai 20 ai 90 minuti, senza essere intercettati. L'incredibile giustificazione che è stata addotta è che quel sistema, il NORAD, sistema di controllo dell'aviazione, era andato completamente in tilt per una tragica, fatale coincidenza, cioè che proprio in quel giorno si teneva una sorta di esercitazione antiterrorismo che ha totalmente disorientato tutti, cioè non si capiva più che cosa era virtuale e che cosa era reale. Voi avete indagato su questo? Sì, non una, 11 esercitazioni, che è un'altra di queste strane coincidenze. Non lo so, io sono abituato a pensare una cosa all'università ho statistica e mi hanno insegnato che quando le probabilità sono molto scarse, perché ci vogliono molte coincidenze per fare qualcosa, probabilmente non si va nella direzione giusta. Sì, può accadere qualcosa che abbia così poche possibilità e una serie di coincidenze pazzesche, come nella storia ufficiale che ci hanno raccontato. Però è sufficiente andare a chiedere a quel punto lì, cioè quantomeno farsi venire il dubbio. Dico, ma tutte queste cose che vogliamo fare noi, facciamoci venire il dubbio. Noi siamo andati a chiedere alle persone e basta andare a chiedere alle persone per capire che in effetti molte cose non stanno così. Basta andare a chiedere ai controllori di volo, basta andare a chiedere a chi si adopera per la difesa aerea americana o quantomeno chi conosce questo funzionamento. Noi siamo andati a parlare con i piloti della NATO, con il controllo di volo della NATO, con chi gestiva il controllo di volo in quel momento lì, con chi capisce di queste cose, e nessuna di queste persone crede a queste coincidenze. Ma anche perché parliamo di un sistema che funziona normalmente in maniera perfetta, come ci hanno raccontato alcuni piloti, controllori di volo, 67 volte quell'anno ci sono state emergenze aeree e 67 volte sono state intercettate nel giro di 6 minuti. Quindi dovremmo pensare al primo volo non intercettato come un caso su 68, e il secondo volo non intercettato è il secondo caso dello stesso giorno, il terzo è il quarto e anche il quarto, che è un numero di probabilità praticamente è uno su milioni e milioni, quindi è praticamente
impossibile, assolutamente impossibile. L'attenzione che c'era, perché dopo che è stato il primo era colpito la torre, c'era comunque un'attenzione militare e mediatica di tutti quanti, fortissima, quindi poi... nel senso che dal secondo impatto comunque nessuno si è posto qualche dubbio al momento in cui è stato spento il transponder. Dal secondo impatto in poi siamo nella piena emergenza nazionale e il terzo aereo colpisce l'edificio più protetto del pianeta, scomparendo dai radar, secondo la versione ufficiale, per 36 minuti, se non che non si può scomparire dai radar. Per scomparire dai radar devi atterrare. Insomma, una coincidenza è permessa, se due coincidenze sono un'enormità, ma quattro coincidenze, e questo riguarda soltanto l'intercettazione degli aerei, ma se estendiamo il numero delle coincidenze anche alle coincidenze che hanno fatto crollare le Torri Gemelle, alle coincidenze che hanno fatto scattare in ritardo certi apparati dello Stato, insomma, il dubbio diventa legittimo. È così. È lecito averlo, e sarebbe lecito avere delle risposte, sarebbe lecito avere un'indagine approfondita. Ma la domanda sulle domande poi a un certo punto è proprio questa. A gran voce, negli ultimi anni nel movimento di opinione negli Stati Uniti si è fatta strada l'ipotesi del dubbio. Il numero di persone che hanno cominciato a farsi domande è cresciuto esponenzialmente, eppure ancora oggi non si riesce a dare risposta a tutto questo. Insomma, ancora oggi non si riesce a chiudere la bocca a tutti quelli che vanno seminando, come voi, come noi, domande su quegli accadimenti. Anche questo, insomma. Poi non vedo cosa ci sia, cioè la cosa più democratica del mondo, con le domande su questioni che comunque sono in dubbio. Quindi sarebbe stato forse più semplice comprendere un atteggiamento di chiusura totale nei confronti di ipotesi avanzate, magari anche prive di senso, oppure che mettessero a repentaglio la sicurezza nazionale in certi casi. Però insomma, se uno fa delle domande, perché non deve avere delle risposte? Perché le risposte sono scomode, forse non sono in grado di darle. Diciamo che quello che è accaduto in questi sei anni e mezzo, insomma, ha veramente l'incredibile. La stampa americana e mondiale non ha fatto il proprio lavoro. Il lavoro di un giornalista è quello di mettere in dubbio le cose che gli vengono raccontate, non di accettare quello che gli viene raccontato. Si insegna alla scuola di giornalismo, verificare la notizia. Si sta un ruolo, il ruolo del portavoce. Il portavoce riferisce quello che gli è stato detto. Il giornalista no. Il giornalista deve, uno, gli viene detto qualche cosa, verifica quantomeno quello che gli è stato detto. Io non potrei mai pubblicare un articolo su nessun giornale del mondo senza averlo prima senza verificato. Avere una dimostrazione, una verifica, perché il mio capo redattore mi chiede: ma dove stanno le prove? Cioè, hai verificato quello che ti hanno raccontato? Ci sarebbe il licenziamento. E poi ci sono cose che sono difficili da scoprire e cose che sono molto semplici da scoprire. Parliamo del giornalismo di tutto il mondo. Nessuno ha evidenziato, pochissimi hanno evidenziato, come, nonostante l'enorme battage, direi pubblicitario, sulla colpa di Bin Laden e sul coinvolgimento di Bin Laden l'11 settembre, se si va sul sito dell'FBI e si apre la pagina dedicata a Bin Laden sul sito dell'FBI, si scopre che Bin Laden è accusato di attentati del 1998, ma non per l'11 settembre, e quindi dei giornalisti hanno chiamato l'FBI e hanno detto: Di questo parliamo tra poco, okay. Di questo parliamo tra poco a Rebus Questioni di Conoscenza, assieme all'incredibile sequenza di promozioni che ha visto protagonisti proprio quei soggetti che quel giorno hanno compiuto errori imperdonabili. A tra poco.